persone, che acquisiscono materiali e poi magari spesso di queste persone non si ha un ritorno, non si ha più notizia. È bella questa idea di vedere passare Simona nel 2011 e tornare nel 2015, quindi 4 anni dopo con questo libro. E sai, anche sulle parole di quello che diceva Giovanni, che non si possa anche fare qualche passo in più, insomma, magari non tutti diventano magistrati, però magari molte di queste persone sicuramente hanno seguito poi dei percorsi anche interessanti dal punto di vista dello sbocco professionale. L'idea però che volevo ragionare e coinvolgere Simone era questo aspetto del giornalismo. Allora, conosco Simone nel senso che oggi il giornalismo è fatto con tempi molto veloci, c'è una pratica che è quella del copia e incolla veloce. Simone è ancora una di quelle giornaliste, in questo mi sembra che possa davvero trovarsi qualche analogia col lavoro di Peppino, di quelle persone che vuole capire, si reca sui posti a vedere come stanno le cose e soprattutto poi scrive i pezzi, perché è un'attività di giornalismo molto importante. E anche questo aspetto che hai messo nella tesi è quello di essere cosciente che il ruolo del giornalismo è davvero oggi importante per la capacità di orientare, eccetera. Ecco, una tua riflessione su questo, Simone, se hai voglia, poi stiamo avviandoci quasi a conclusione. Sì, è importante soprattutto perché può influenzare davvero tantissimo le altre persone. Io caratterialmente sono una persona molto precisa, quindi mi piace capire le cose per potermi costruire una mia opinione, una mia idea e poterla poi trasmettere agli altri. Faccio così mi piace fare così con il mio lavoro. E credo che questo sia in fondo il compito del giornalista, perché non è gratificante fare un copia e incolla attaccato ad un desk ormai, come si dice per i giornali online. Credo che l'importanza e la cosa bella dell'essere un giornalista sia proprio quello di incontrare le persone, di conoscere le storie, di poter fare da tramite e condividerla con le altre persone. Io nel libro mi interrogo moltissimo sul ruolo del giornalista e a volte lo attacco anche in un certo senso, perché inizialmente moltissimi, come si potrà vedere dal libro, moltissimi giornali non hanno indicato Peppino come una vittima di mafia, ma lo hanno indicato come un terrorista, e scrivere una cosa del genere così, affidandosi semplicemente alle veline dei carabinieri, può diventare pericolosissimo, perché in quel periodo storico ha avallato un depistaggio e in prospettiva futura ha creato una difficoltà enorme, oltre alle già mille difficoltà che ha dovuto affrontare la famiglia, cioè quella di andare contro un'opinione pubblica che riteneva, una parte di opinione pubblica ovviamente, perché non tutti, alcuni giornali ovviamente hanno indicato, si sono attenuti ai fatti, no? E li hanno analizzati e ne hanno tratto le loro conclusioni, però questo ha creato una difficoltà in più. Il sottotitolo della mia tesi, che ovviamente poi nel libro non abbiamo potuto mettere, era il potere dell'informazione e la forza della memoria, cioè quanto l'informazione possa essere forte e pericolosa a volte se mal gestita, e dall'altra la forza della memoria, che nella storia di Peppino però ha vinto, perché io mi sono appassionata molto alla storia di Peppino, perché in un certo senso, per quanto drammatica, è comunque una storia in un certo senso vincente, perché la memoria, la forza della famiglia che ha voluto diffondere questa fortemente la vera storia di Peppino, non la storia verosimile, poi alla fine ha vinto. Ecco. Benissimo, questa è la, come dire, avete visto, avete apprezzato questo taglio di Simona, davvero che speriamo diventerà una giornalista, insomma, di grande successo, così Giovanni la prossima volta che ti presenta dirà che c'è stata anche una studentessa di Sanremo che era venuta a casa memoria.